L'Italia di prossimità, il futuro della pianificazione urbana e territoriale. Argomenti trattati a Crotone nel corso di un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Architetti. Della città di prossimità ha parlato Giuseppe Capocchin, responsabile del Dipartimento Riforma Urbanistica e Futuro delle Città del Consiglio Nazionale degli Architetti. Dobbiamo pensare al futuro, non possiamo più pensare che le città siano le città per le auto, ma devono essere le città per le persone. Per far questo bisogna fare in modo che le città siano strutturate in maniera diversa, che non siano più le auto a comandare ma siano le persone, e quindi avere servizi di vicinato che permettano di raggiungerli il massimo in 10-15 minuti in modalità dolce, a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. È un'idea di sviluppo, di progresso della città che in altre parti, in altre città d'Italia, in altre parti del mondo ha dato i suoi frutti. Ovviamente è un processo, un percorso che non può consumarsi in breve termine, però noi crediamo come proposta, proprio perché quello, il nostro obiettivo è quello di poter dare delle alternative, delle idee che non sono ancorate a modelli statici, vecchi, diciamo che poi non fanno crescere la città, di farla qui a Crotone. Crediamo che ci sono tutti i presupposti e diciamo, risponda ai requisiti della tesi scientifica proposta dal CNA e dal professore Carlos Moreno. Sulle questioni della rigenerazione urbana, anche in prospettiva dell'imminente approvazione del piano strutturale del Comune Pitagorico, ha parlato di massima collaborazione con gli ordini l'assessore all'urbanistica Giovanni Greco. Siamo a buon punto nella redazione del definitivo, stiamo rivedendo con il supporto dei consiglieri ma anche degli ordini professionali e delle associazioni di categoria alcune scelte che si riverberano nella normativa tecnica, ma siamo soddisfatti del percorso che stiamo facendo. Ma non è il solo strumento urbanistico, anche il piano comunale di spiagge, siamo riusciti a recuperarne l'iter e stiamo un po' più avanti, anche perché richiede dei tempi di redazione inferiori e anche dei tempi di interlocuzione inferiori rispetto al piano strutturale comunale. Con il piano strutturale comunale come viene ridisegnata la città per sommi capi? Questa rigenerazione non riguarda solo le periferie che sono state edificate in maniera disordinata, dice benissimo, ma anche il centro città, all'interno del quale ci sono delle aree che necessitano di una vera e propria rigenerazione. Quindi la rigenerazione è uno dei punti focali, ma poi l'elevata sostenibilità ambientale, il risanamento dei dissesti, la capacità resiliente di affrontare i cambiamenti climatici, sono tutti temi portanti per il nostro piano strutturale comunale, senza trascurare la rigenerazione economica.